Allora, buon pomeriggio a tutti e davvero grazie per aver aderito a questo nostro incontro. Stiamo affrontando un tema che per noi, per il nostro settore, per le nostre aziende è davvero importante. Quante cose abbiamo fatto per promuovere e difendere la pelle? Eppure sembra che non bastino mai. Anzi, a volte ci sentiamo anche accusati di non fare una giusta comunicazione a favore del nostro prodotto, che facciamo tantissime belle cose, ma non siamo in grado di comunicarle. Diciamo che la pandemia ha un po' accelerato questa esigenza perché tutte le ricerche ci dicono che il consumatore, dopo questo evento, è diventato sempre più esigente, sempre più attento e che c'è stata una rivoluzione importante nel mondo degli acquisti. E quindi ci è sembrato giusto organizzare questo confronto in un momento in cui la pelle veramente subisce ogni tipo di attacco. Non è bastato un decreto, il decreto 6820, per difenderci. Ogni giorno leggiamo articoli di giornale dove vengono usati impropriamente i nostri termini e questo non sarebbe, diciamo, così grave se all'interno di questi articoli non trovassimo delle indicazioni spesso veramente nocive e dannose, ma non veritiere sul nostro settore. Noi continuiamo a diffidare, ma purtroppo i risultati sono sempre abbastanza scarsi, anche perché ogni giorno queste cose si moltiplicano. E quindi abbiamo invitato, direi una pioniera in questo campo, Giusy Bettoni. E tra l'altro posso dire, sei stata anche invitata al World Economic Forum di Davos a parlare di sostenibilità, che nel 2007 ha dato vita a un'agenzia, a una società di comunicazione, CLAS, Creativity, Lifestyle, Sustainable Synergy, che si occupa di comunicazione e di processi innovativi nel settore moda. Inutile negare che la sostenibilità oggi è diventata un business, tutti ne parlano, non tutti con pienezza, diciamo, di consapevolezza, ma è diventato forse più un business che altro. Però effettivamente ci sono dei valori che noi abbiamo che dobbiamo comunicare nel modo migliore. Quindi abbiamo chiesto a Giusy di valutare il nostro settore. Lei viene dal settore tessile, quindi ha un'esperienza di oltre 30 anni nel settore tessile ed ha affrontato problemi che sono molto simili a quelli dei conciatori, anche ovviamente ci sono delle differenze, ma in realtà poi i problemi sono anche per la lana, per la seta, per tanti prodotti tessili. E quindi le abbiamo chiesto di affrontare il discorso della comunicazione per il settore conciario, ma più che per il settore conciario in generale, per il settore conciario italiano, perché noi abbiamo delle peculiarità che altri settori conciari nel mondo non hanno ed è il motivo per cui spesso ci siamo ritirati da quelle campagne generalizzate dove si parlava del prodotto pelle in generale. Noi, Conceria Italiana, abbiamo dei valori superiori agli altri, lo posso affermare con certezza, e quindi abbiamo chiesto appunto a Giusy, a cui lascio la parola, di interpretare quello che secondo lei sarebbe il modo migliore per comunicare i nostri valori. C'è un aspetto anche importante, abbiamo parlato prima dei consumatori. E quindi abbiamo invitato anche Orietta Pellizzari, che è una consulente per molti buyer, per molti department store, perché oggi è importante parlare con chiarezza al consumatore e al consumatore ci arrivi attraverso il retail. E quindi questi sono aspetti importanti che dobbiamo valutare. Grazie. Ah, ecco una cosa importante. Sentitevi liberi di fare tutte le domande anche nel corso della presentazione di Giusy, sia attraverso la chat oppure chiedendo la parola se c'è qualcosa su cui volete intervenire e avere subito dei chiarimenti, oppure aspettiamo la fine della presentazione e poi apriamo un dibattito. Grazie, passo la parola a Giusy. Grazie mille, Fulvia. Di tutto mi presento.
Sono Giusy Bettoni, faccio parte del sistema tessile, moda, sport, intimo, eccetera, italiano ormai da una trentina d'anni. Mi sono sempre occupata di materie prime dal punto di vista del marketing e della comunicazione. E nel 2007, come diceva Fulvia, ho cominciato a guardare da vicino la sostenibilità, ma da un punto di vista un po' diverso rispetto, diciamo, alle associazioni classiche che se ne occupano. Perché, per quanto mi riguarda, ho cominciato a guardarci dentro una volta che ho capito che la tecnologia poteva darci veramente delle risposte che fossero innovative e responsabili al tempo stesso. Perché, se abbiamo solo la responsabilità e non esiste nient'altro, non abbiamo niente da dire al mercato sostanzialmente. Per cui ho fondato questa piattaforma nel 2007, ci occupiamo a 360 gradi di diciamo di raccogliere, comunicare, promuovere attraverso strumenti, attraverso tutta una serie di diciamo attività, tutto ciò che è sì sostenibile, ma è anche molto legato al design e legato all'innovazione. Per cui parliamo di innovazione responsabile. E grazie Fulvia, grazie Orietta di aver cominciato questo diciamo, percorso nel settore pelle italiana, perché non si può parlare di qualcosa che non si conosce, soprattutto quando si parla di sostenibilità. E sicuramente oggi non valuterò il sistema conciario italiano, Fulvia, perché mi sentirei molto a disagio, però cercherò di. Quello che faccio di solito nei workshop, dove vengo invitata, è proprio quello di condividere, con il mercato, il nostro percorso degli ultimi ormai quasi 15 anni e che ci ha dato sicuramente ragione dal punto di vista di definire quantomeno cos'è la sostenibilità, perché la prima domanda vera è che cos'è la sostenibilità? La presentazione si divide in tre momenti, la prima dove vi parlerò di cos'è la sostenibilità per class, poi valuteremo, guarderemo a cosa pensa il consumatore, il retailer, che come diceva Fulvia e Orietta ci ha sempre confortato in questo, è la parte più importante in questo momento a livello di decisioni per qualcosa da offrire al consumatore, e poi l'ultima parte dove entreremo nel dettaglio su sistema conciario italiano come azienda e come prodotto all'interno di quello che sono i valori della sostenibilità. Ma adesso arriviamo alla prima parte della presentazione, qui viene la prima sfida perché dobbiamo condividere lo schermo e sappiamo da tanti momenti che non sempre le cose sono semplicissime. Ci sarà, andranno sicuramente. Abbiamo appena fatto una prova. Non solo, sta arrivando. Eccolo qua. Condividi. Si vede, giusto? Adesso lo metto anche a schermo intero. Ok, per cui tutti molto liberi, è veramente, vuole essere una chiacchierata, vuole essere un momento veramente di confronto, ma soprattutto di inclusione, no? Di tutta quella che è la grande sapienza che c'è dall'altra parte dello schermo. Mi spiace che non ci possiamo vedere direttamente, ma so che oggi abbiamo una parte importante del sistema conciario italiano e questa cosa mi rende particolarmente, da una parte nervosa, ma dall'altra sono molto felice di essere qui. Per cui, il nome CLAS sta proprio per Creativity, Lifestyle and Sustainable Synergy, per cui la creatività al centro, come stile di vita, e sinergie sostenibili. La sostenibilità è fatta di sinergie e non si può fare da soli. Il titolo di questa sessione sono la comunicazione dei valori smart della pelle italiana al consumatore contemporaneo e vedremo tra un attimo cosa significa smart. E partiamo da cos'è la sostenibilità, perché se non sappiamo di che cosa parliamo, difficilmente riusciamo poi a
a, così, a costruire, no? Sulle cose. Io qui metto normalmente tre definizioni che trovo molto importanti, per cui quello più classico, per cui la sostenibilità è un concetto che deve essere inseguito e cercato, cercato in maniera costante e in maniera anche consistente, e in maniera tale che gli sviluppi siano legati a dare una risposta al presente, ma non compromettano quello che è il nostro futuro, chiaramente, che sembra facile a dirsi, ma leggiamo tutti i giorni che la cosa non è proprio così semplice. La seconda viene da Nike, che dice qualche tempo fa, ha detto non c'è innovazione se non c'è sostenibilità. E questa è una grande cosa, insomma, che è stata molto disruptive ai tempi, lo è ancora tuttora, perché c'è questo percepito rispetto alla sostenibilità che più che andare avanti sembra che si torni indietro, no? E non è proprio una cosa corretta, per cui noi siamo molto d'accordo, non c'è innovazione se non c'è sostenibilità. E l'ultima, che è soprattutto nostra come class, ma l'hanno detta in tanti perché è una cosa che è importante, non esiste sostenibilità senza la misurazione del proprio impatto ambientale ed etico. Un prodotto, un processo si può considerare autentico solo se viene misurato e tracciato in modo appropriato. Non si può parlare di sostenibilità senza aver fatto delle misurazioni su queste due parti che sono sostanziose. Chiaro che uno dice, ma in giro c'è pochissimo che risponde a questi requisiti, soprattutto con l'introduzione che ha fatto Fulvia prima di una comunicazione molto spesso basata più sul percepito che sul reale. Però noi ci si prova e vediamo che quando queste cose funzionano, dall'altra parte abbiamo dei brand, abbiamo dei retailer e anche un consumatore molto interessato. Per cui per noi questi sono tre momenti e tre fasi che incamerano abbastanza bene la nostra definizione. Però la vera visione e il paradigma che Class ha costruito già nel 2007 riguarda una sostenibilità che ha quattro dimensioni. Perché quattro dimensioni? Perché quando è arrivata la responsabilità, a un certo punto, sembrava che il design e l'innovazione fossero spariti, che tutto quello che era sostenibile doveva essere solo cotone organico. E penso che qualcuno nel nostro pubblico se lo ricorda molto bene, no? Per noi la sostenibilità parte anche dal fare delle cose belle, parte anche dal fare delle cose che hanno un senso per, la contemporaneità, per cui il design è importante. Così come l'innovazione, perché si va sempre avanti, lo vedremo tra un attimo di che cosa si tratta, anche perché nell'innovazione c'è stato lo sviluppo maggiore, no? delle strategie. Chiaramente la responsabilità, perché a noi piace, tutti parlano di sostenibilità, ma noi fin dal 2007 parlavamo di innovazione responsabile, perché uno è responsabile di quello che fa, è responsabile di quello che dice, è responsabile di mantenere una promessa, un commitment, eccetera. E poi l'ultima, ma non da meno, è la comunicazione. E adesso avremo modo di vedere tutte queste quattro dimensioni che devono essere tutte presenti per quanto ci riguarda come class per poter parlare di sostenibilità. E quando arriveremo in fondo vedremo anche perché. Per cui design. Il design e lo stile sono fondamentali. Nessuno inizia nemmeno a guardare una collezione se le cose non sono belle. Cioè non è che partiamo dicendo, facciamo i sostenibili, anche perché chi è interessato solo alla parte sostenibile non è di certo il nostro target di tutti i giorni. Abbiamo poi un altro tipo di design che è diventato sempre più importante, che è quello legato all'economia circolare, perché nell'economia circolare il design è fondamentale, perché si pensa prima in maniera strategica a come disegnare, definire un capo, un tessuto, un prodotto finito, pensando proprio a che tipo di vita e quanto tempo dovrà durare questo prodotto, a quanti cicli di vita sarà per esempio sottoposto. E sappiamo che quasi tutti i brand più importanti, quando parlo di più importante non mi riferisco solo ai designer, ma mi riferisco anche a dei gruppi, alla VF Corporation Maniera, che ha mandato a scuola tutti gli stilisti di economia circolare, perché dallo stilista si aspettano molto di più di un disegno e di una tendenza, ma anche la capacità di gestire in toto un nuovo tipo di design. Chiaro che stiamo parlando di processi culturali molto forti,
questo non vuol dire che da domani è cambiato tutto, ma quando un gruppo di questo tipo manda a scuola i designer e i sustainability manager, vanno a fare corsi tessili, è chiaro che stanno lavorando per cambiare molto tutte quelle che sono i presupposti del loro lavoro, che deve per forza cambiare, e vediamo che sta cambiando. L'innovazione è chiaro, abbiamo avuto un boom, tra l'altro, c'è stato un boost di tutte queste che sono le tecnologie che ti permettono di essere sia innovativo che responsabile, ma non sempre questo corrisponde a creare dei prodotti nuovi. Abbiamo dei business model di nuova generazione che stanno veramente arrivando e ormai dando dei risultati altissimi e che sono molto legati alla durata del prodotto. Vediamo l'upcycling, il noleggio di capi, lo scambio, il resell, e andremo poi a fondo di questi anche nella, come vi dicevo, nella seconda parte della presentazione, dove li metteremo direttamente a contatto con il settore pelle per vedere quali sono i valori che scaturiscono. Ma è chiaro che questa innovazione di nuova generazione ha preso piede. La responsabilità, ecco, per noi la responsabilità è concentrata in questo schema, per cui una volta detto che abbiamo il design, abbiamo l'innovazione, perché senza quelli, ripeto, questo schema poi serve molto a poco, perché nessuno guarderebbe mai una cosa e la userebbe mai, abbiamo la responsabilità e la dividiamo sempre in almeno in tre parti. Una è l'azienda, perché non è il prodotto che fa l'azienda sostenibile, ma è l'azienda con la sua strategia ad avere poi dare vita a dei prodotti che sono responsabili. E a livello aziendale si gioca la strategia, la produzione, che tipo di produzione, la parte di etica nei confronti delle persone e di tracciabilità e trasparenza di tutta la catena di fornitura. Per arrivare poi alla parte del prodotto, che parte dagli ingredienti con tutti i processi, le tinture, i finissaggi, e per arrivare anche al fine vita, cosa che non esisteva nel nostro, diciamo, del nostro dizionario di creazione di materiali. E in mezzo troviamo, e li abbiamo messi proprio lì, perché potrebbero in parte essere sia di prodotto che di azienda, ma sono le cose che ci ha chiesto il consumatore. Questi valori non arrivano dal mercato, ma arrivano direttamente dal consumatore, e come tali noi ne dobbiamo prendere buona nota per il semplice fatto che sono le cose che hanno più valore. Per cui trasparenza, tracciabilità, la gestione dell'acqua, dell'energia, della CO2, la salubrità dei materiali. Parlavamo di pandemia che ha accelerato sulla parte della salubrità e dei valori sociali, la giustizia si sente parlare tantissimo, e l'animal welfare, che chiaramente è uno dei fattori importanti di questi valori. Però ecco, dopo aver analizzato tutti questi valori, aziendali o di prodotto di nuova generazione, abbiamo questa categoria proprio sul fondo, e non è sul fondo perché è meno importante, è sul fondo perché abbiamo certificazioni, studi ed analisi, che sono tre cose diverse, che ci servono sostanzialmente per dire, per garantire che quello che diciamo a livello aziendale o a livello di prodotto è corretto perché l'ha misurato qualcuno. E a questo punto, attraverso questo, diciamo, questo percorso virtuoso, io riesco a garantire con il mio prodotto, che sia un trasformato, che sia un prodotto finito, dei valori al consumatore, perché ognuno di questa casella, ognuno di questa parola è un valore. Chiaro che di fronte a una tabella di questo genere, è chiaro perché non si può dire che un prodotto può essere al 100% sostenibile. Sappiamo che ci sono ancora dei passi da fare, e chi dice di essere al 100% chiaramente poi entriamo nel greenwashing. Ma è chiaro che attraverso questa facilitazione di definizione di cosa sia la responsabilità, una volta che abbiamo l'innovazione e abbiamo il design dall'altra parte, sappiamo che possiamo fare una strategia. Ogni azienda può decidere una sua strategia, dove decide quali sono i valori più importanti per l'azienda e per i propri clienti. E chiaramente ne abbiamo tante a disposizione. E una volta decisa la strategia, si decide quali sono le terze parti che dovranno misurare questi valori, piuttosto che la certificazione più adatta.
Questo lo dico perché, soprattutto nella prossima slide, noi abbiamo messo alcune certificazioni che sono poi il grande problema di tantissimi brand e di tantissimi consumatori, perché prima ancora di parlare di prodotto oggi si parla di certificazione, quando invece dovremmo fare il discorso al contrario, per cui decidiamo chi siamo e cosa vogliamo rappresentare e poi cerchiamo lo strumento che al meglio ci definisce la nostra strategia. Se vogliamo parlare di riciclato, se vogliamo parlare di organico, se vogliamo parlare di uso d'acqua, se vogliamo parlare di innovazione dal punto di vista tecnologico, senza diciamo impatto ambientale. Ci sono 3.000 argomenti e sono tutti uno più importante dell'altro, che hanno bisogno di essere definiti per poi definire una strategia vera e propria che vada nella parte di diciamo misurazione, perché io preferisco parlare di misurazione rispetto alle certificazioni, anche se è chiaramente ne abbiamo a disposizione diverse, interessanti, e so, conosco un attimo, ho visitato siti, so che i conciatori italiani hanno fatto un lavoro incredibile da questo punto di vista. Sappiate comunque che tutte queste cose non sono fatte per restare in una pagina, ma sono fatte poi per creare dei valori che debbano essere comunicati ai clienti, che a loro volta sono disperatamente alla ricerca di valori da dare al consumatore finale. Se siete d'accordo, io mi muoverei, perché abbiamo visto la terza dimensione della responsabilità, ma se c'è qualcosa io mi fermo. Orietta, Fulvia, se c'è qualcosa da chiarire, io purtroppo sono italiana come voi. No, vedo che puoi procedere, poi magari facciamo dopo, chiariamo anche su queste certificazioni. Ci sono, certo, poi ci torniamo con la pelle, chiaramente. Qui. Però appunto, vai pure avanti, grazie. Ok. Io entro dopo. Ok, va bene. Per cui abbiamo detto design, innovazione, responsabilità, e poi c'è la quarta dimensione che è la comunicazione. E cosa ci fa la comunicazione qui? Allora, se noi siamo riusciti a fare un design bellissimo che incontra l'innovazione responsabile a diversi livelli, perché abbiamo visto che possiamo scegliere diverse strade, cioè siamo riusciti a fare qualcosa che in pochi riescono a fare, ve lo posso assicurare, per cui un prodotto bello che sia innovativo e anche responsabile. E poi andiamo a passare un messaggio, per cui siamo riusciti a integrare la dimensione della responsabilità, sia a livello aziendale sia a livello di prodotto. E poi ne parliamo come se fosse un prodotto generico, tipo la pelle premium o la pelle sostenibile, eco-green, eco-friendly, dite quello che volete, è chiaro che perdiamo tutto il valore che abbiamo creato, perché è un valore tale se riesce a passare una differenziazione, un qualcosa che possa essere molto utile e molto apprezzato da chi ci sta ascoltando e da chi sta aspettando da noi qualcosa. Per cui pensiamo sempre che i valori di nuova generazione di cui abbiamo parlato sono fortemente riconosciuti dal consumatore internazionale e contemporaneo, e pertanto l'integrazione nella comunicazione, sia a livello di azienda che di prodotto, è fondamentale per creare valore. E qui ho messo queste tre frasette che poi riprenderemo anche per la pelle, ma che sono fondamentali. Noi creiamo valore quando lo storytelling, tutti parlano di storytelling, no? Che è fondamentale, ma storytelling e story making, cioè quello che facciamo e quello che diciamo, sono allineati. Quando lo storytelling non ha uno story making dietro, e io posso assicurarvi, e lo sapete anche voi perché leggete anche voi giornali, news, eccetera, abbiamo uno storytelling pazzesco, ma che dietro non ha uno story making, quello si chiama greenwashing. Diventiamo solo molto cari e perdiamo valore quando abbiamo uno story making forte, ma non è allineato con uno storytelling adeguato. Cioè, se io faccio queste cose meravigliose, riesco a fare delle robe che sono veramente fantastiche, creo soluzioni innovative e responsabili e poi le chiamo sostenibili come i tre quarti del mondo e parlo di un materiale che è generico come la pelle, non ho costruito valore, ma l'ho buttato via per certi versi, perché vado in un contenitore dove ci sono
tantissimi altri che fanno la stessa cosa, senza aver fatto però tutta la mia fatica di fare ricerca e di portare delle soluzioni davvero innovative. Per cui la quadridimensionalità per class significa proprio avere il design giusto, l'innovazione, la responsabilità comunicata nella maniera corretta. Quando abbiamo queste quattro dimensioni, possiamo dire di esserci messe in una posizione di grande interesse, di grande valore, che sicuramente ci può dare una mano in un panorama che ha già descritto Fulvia e che condivido, perché è veramente molto complicato, soprattutto sulla sostenibilità, perché poi in questo momento si sono gettati tutti su questo carro, per cui non è facile. Per cui questa è la nostra definizione, però se non ci sono domande, eccetera, io passerei a quello che è il consumatore retailer, perché abbiamo la presenza di uno smart consumer. Smart per noi significa quando uno è smart o quando un prodotto è smart, è perché è bello, è innovativo ed è anche responsabile. Quando ha tutte e tre queste cose, è un prodotto smart. Il consumatore vuole queste tre cose, perché non c'è consumatore che dica di no a qualcosa che ha qualcosa di più rispetto a qualcosa di meno, perché quando uno dice responsabile, molto spesso magari possiamo avere la responsabilità, ma non ce lo acquistiamo perché non ha i canoni che noi stiamo cercando del design, e viceversa. Per cui noi sappiamo che il consumatore, e questo ve lo posso assicurare da più di 10 anni, noi abbiamo cominciato nel 2007, le ricerche di mercato lo dicevano, mi sono letta attentamente anche la ricerca di mercato fatta da Unich, veramente interessante, e anche lì abbiamo trovato questi segnali molto forti. Abbiamo un impatto ambientale dell'industria della moda, cioè non possiamo nasconderci dietro un dito. Non vi sto a... I dati sono lì, sono tutti presi da ricerche di mercato internazionali che sono state pubblicate tra il 2019 e il 2021. Abbigliamento e calzature sono responsabili di circa 2,1 milioni di tonnellate di CO2, ed è chiaro che calzature o moda, eccetera, se non si prendono delle azioni importanti, arriveremo veramente a dei livelli preoccupanti, e parlo anche di salute umana, oltre che del pianeta. Ma vediamo un attimo i consumatori, no? Che come reagiscono a questo. E qui abbiamo una ricerca del 2020, dove ci dice che l'81% a livello internazionale degli intervistati appartiene a un consumatore che chiede valore da una parte e dall'altra parte vuole servizi e prodotti allineati ai loro valori. Per cui l'importanza della fiducia nel brand, della fiducia nell'azienda, un purpose-driven consumer, cioè un consumatore che sta cercando dei prodotti che abbiano un purpose, uno scopo ben preciso, e dove voi vedete l'importanza della sostenibilità è molto molto alta. E sono addirittura, si dicono disponibili, e parliamo del 57%, che è disponibile a cambiare anche le abitudini. E qualcuno l'ha già fatto, perché molte di queste ricerche è stata un proseguo anno di anno in anno, e vi posso assicurare che inizialmente, diciamo, la cosa più difficile era molto spesso lo stile, perché molte delle cose che si dicevano sostenibili non erano bellissime. Oggi c'è un problema, ed è una cosa che abbiamo affrontato anche con Luca Fumagalli, con la newsletter di Unich nelle scorse settimane, perché è un problema molto diffuso. Quando si parla di sostenibilità, il consumatore non crede più agli editti, a tutti questi annunci che si fanno sulla sostenibilità, perché molto spesso non sono supportati da numeri. Ed è chiaro che se c'è un problema di comunicazione, però può essere anche un'opportunità, perché nel momento in cui io però comunico nella maniera corretta, io ho un consumatore che sta aspettando, e lo sta aspettando da un po' di tempo. Crescita delle ricerche online moda sostenibile nel 2020 rispetto al 2019. Chiaro che nel 2020 e anche nel 2021 abbiamo il Covid, questa tragedia, però
abbiamo visto che c'è un incremento rispetto agli altri anni, dove comunque era già in incremento questo dato, 37% anche nell'online in maniera pesante. E guardate i numeri per ogni regione, cioè è veramente molto molto forte, e non cambierà questa cosa, diventerà sempre più alto. E da dove arrivano questi numeri? Vengono dal motore di ricerca List, che è stato poi pubblicato nel Caution Fisher Report, e troveremo ancora questo List perché è lo stesso motore di ricerca che prima del Covid misurava anche le richieste dei consumatori all'interno dei negozi, e parleremo di retailers a questo punto. E poi c'è questa Conscious Gen Z, dove, e qui vediamo già che i nuovi business model di cui abbiamo parlato stanno pesantemente influenzando gli acquisti seconda mano, per cui il vintage, poi vedremo all'interno della pelle in maniera anche pesante questa cosa, anche perché la pelle è uno dei materiali che resiste nel tempo, quando è fatta bene, chiaramente. E guardate quanto dalla Gen Z, ma anche i millennials, Gen X e i boomers, tutti hanno comunque dei numeri molto molto forti. E poi c'è la lotta contro l'ingiustizia sociale e razziale, cioè sta esplodendo. Chi di voi, e sono sicura che sono molti, ha partecipato a dei dibattiti, ormai è tutto conference call video, e viene fuori in maniera molto forte, insomma. Per cui valori di nuova generazione, i canali digitali, tutto passa sempre di più tra i canali digitali, i negozi non spariscono, ma diciamo che se prima entravamo in un negozio e poi facevamo un acquisto online, adesso il negozio diventa più un punto di riferimento di tendenza rispetto alla parte da leone che farà l'online. Nuovi strumenti e strategie che servono per tutta la catena di fornitura per valorizzare i loro modelli di business, salute e giustizia, l'abbiamo sentito, fondamentali, e long lasting, perché questo diventa un fattore premium, anche perché si parla di economia circolare. Quando c'è l'economia circolare, chiaramente, se prima tutto veniva buttato in maniera lineare, le cose invece devono avere un viaggio totalmente diverso. Entriamo un po' nei retailers. Perché non parliamo di brands? Perché i retailers, ecco qui vediamo delle affermazioni, da poco hanno cominciato a parlare di sostenibilità, parliamo degli ultimi 3 anni come massimo, e si sono tutti messi con, diciamo, equipaggiati con sustainability manager, team, green team, dream team, eccetera. Però ecco, sentiamo Farfetch che dice: i principali driver di acquisto non sono cambiati, i consumatori sono ancora alla ricerca di stile, qualità, valore e prezzo, però oggi brand chiedono ai brand di offrire tutto questo insieme a una storia da raccontare sulla sostenibilità, e che sia autentica e allettante, chiaramente. Lo stesso Galerie Lafayette, che dice: noi selezioneremo sempre di più prodotti sostenibili. Questo era il fine 2019, inizio 2020. Vi posso assicurare che la cosa è diventata ancora più pesante. E Selfridges, e lo vediamo tra un attimo, piuttosto che Luisa Via Roma, parlando d'Italia ormai da tempo, e qui non abbiamo solo l'abbigliamento, ma abbiamo anche l'arredamento in maniera molto pesante. Sempre più department store e siti di e-commerce stanno guidando la scelta della sostenibilità, mettendo sul tavolo, perché questo hanno fatto i retailers, criteri di scelta legati alla sostenibilità. Cioè, si sono dati delle regole, ma perché l'hanno fatto? Ecco, e qui vedete, abbiamo proprio cercato di mettere in risalto i percorsi, i criteri che, per esempio, Selfridges sta mettendo in campo, dal preloved, repair, il labeling, le policies, quali sono i loro partner. Cioè, si sono date delle vere e proprie, dei veri e propri capitolati da questo punto di vista, che esercitano nei confronti dei brand, chiaramente, perché tutti questi messaggi sono destinati loro, queste sono piattaforme commerciali che spingono e promuovono questa parte, e ovviamente lo chiedono ai brand. E, ecco, qui lo vedete ancora più in dettaglio, e Orietta, ecco,
Io so che anche tu hai a che fare tutti i giorni con questo tipo di, diciamo di attitudine, con questo tipo di nuove policy. Magari se vuoi aggiungere qualcosa, perché è uno degli argomenti più importanti ormai questo. Sì, Giusy, in effetti mi sembra interessante quello che stai focalizzando in questo momento, così magari provo anche a anticipare qualche domanda che sta già uscendo. Parlando di retail, mi sembra di capire che si sta focalizzando il fatto che i retailers quasi quasi si sta adeguando più velocemente a quella che è la richiesta dello smart consumer. Per cui il fatto che crei un manifesto e dichiari quali sono stati i suoi criteri di selezione, quasi quasi un po' costringono il brand a dover seguire punti e aiutano il consumer a fare la scelta migliore, anche perché scelta migliore per in questo momento per il consumer non è forse la stessa cosa che significa fare la scelta migliore per l'azienda che fa i materiali, perché per il consumer magari reselling è più importante come upcycling e recycling, che è un punto che vedo qui, o artigianato di lusso. Come lo vedi nel mondo tessile questo, che può essere trasportato anche nel mondo della pelle italiana? Sicuramente sono dei messaggi importantissimi che ci vengono da qualcuno che conosce bene il consumatore come il retailer, perché non dimentichiamo che sia online o nel negozio il retail ha a che fare con un consumatore, cosa che molto spesso un brand non ha la possibilità. E chiaramente questo, e lo vedremo anche nella presentazione che abbiamo dedicato ai conciatori della pelle, significa comunicare in maniera valoriale e molto focalizzata su degli argomenti che i retailer già danno come out-out. O tu mi dai queste storie o io non vado oltre, perché vuol dire che io non vendo, perché il mio consumatore me lo sta chiedendo, e ogni persona che entra, e qui abbiamo proprio, ecco qui c'è info, ecco, ma qui questa è la slide di List che a fine 2019 aveva accumulato nei negozi un più 75% di richieste dal consumatore di prodotti sostenibili che non erano state soddisfatte. Ed è chiaro che un retailer con diciamo gli obiettivi, con le caratteristiche che si pone, non si può permettere di perdere neanche un centimetro quadrato di redditività o una vendita online, che in questo momento è ancora più preziosa per tanti motivi. Per cui il consumatore smart e il retailer in questo momento sono i poli di attrazione più importanti, e la cosa che noi continuiamo a, diciamo, a comunicare, soprattutto a chi fa diciamo il materiale, no? Di base, che incide su tutti questi valori in maniera fortissima, perché non è di certo molto spesso chi cuce le cose che fa la differenza. È chiaro che c'è un'etica anche lì che va rispettata, eccetera. Ma se parliamo di impatto ambientale, impatto diciamo di etica, eccetera, la parte dei materiali la fa da leone. E tutto quello che un brand può dire a un consumatore attraverso un retailer, che sia online o che sia in un negozio, deve riflettere i valori del produttore che l'ha fatto. Ed è una cosa che al momento è lontanissima, perché abbiamo dei brand che diciamo chiedono moltissimo alla catena di fornitura e le certificazioni, una cosa e l'altra, ma poi non passano molto spesso al retailer queste cose, e non a caso questi si sono visti, tra virgolette, costretti a farsi delle policy, dicendo ai brand: ok, tu entri nella mia parte di vendita nel momento in cui tu mi dai queste cose. Ed è stato molto chiaro. E questo sta, ecco, io vi devo dire che negli ultimi 2 anni ho passato più tempo a cercare di fare un assessment ai brand che sono stati chiamati dal retailer per riuscire a vendere a questo retailer, rispetto a cercare di fare delle strategie con i brand per integrare la sostenibilità, che è una cosa un po' strana. Però, insomma, sono passi e ci sta arrivando. Però, ecco, questo per dire, Orietta, che il sistema, come
conciatori italiani, e parlo di italiani e parlo di pelle italiana perché, ripeto, la sostenibilità è una cosa seria, e se si deve parlare di reputazione di azienda, se si devono parlare di processi che devono uscire, ci devono essere, perché tanto sono usate in maniera così leggera queste parole, tanto nel prossimo futuro noi vedremo cadere aziende sulla reputazione. È già successo con la storia di Volkswagen e il diesel negli Stati Uniti, cioè la Volkswagen sta ancora pagando qualche conto su quella cosa, ma è chiaro che abbiamo una società che sta andando in quella direzione. In questo caso voglio un po' comunque condividere con tutti coloro che ci stanno ascoltando, e così chiedo a Giusy anche di andare alla prossima slide, perché questa parte di ricerca l'abbiamo fatta insieme, studiata insieme, proprio perché Giusy ha ricordato alcuni punti. Pelle italiana, industria italiana, che in effetti, in questo caso proprio una mia parte di lavoro molto forte, dove dialogando con tutti i buyer dei grandi gruppi, anche dei multi brand, in questo momento spesso ci sono alcuni retailer che ti dicono: primo, non usare la parola sostenibilità, entra dentro le parole chiave del manifesto che ho creato come retailer. E secondo, già per noi, come retailer italiano fatto in Italia, fatto con un concetto di industria italiana, già dovrebbe avere tutta questa serie di canoni e di elementi. In effetti abbiamo scelto Selfridges, Luisa Via Roma e il gruppo YNAP, che ha Yooks, Net-a-Porter e Mr. Porter, per darvi tre esempi. Non sono gli unici, ma sono i tre esempi più importanti che hanno fatto gli investimenti più grandi, sia a livello internazionale, vedi Selfridges come faro, sia a livello locale, multi-brand store come Luisa Via Roma, e anche come gruppo italiano-inglese, in questo caso di reselling. Ovviamente abbiamo preso tre gruppi che fatturano molto, non abbiamo preso tre esempi a caso, cioè tre esempi che vendono un prodotto medio-alto, per cui hanno anche quel tipo di brand che poi si rivolge e vi fa quelle mille domande. Questo era proprio un dettaglio molto importante da analizzare. Assolutamente, assolutamente. Però ecco, è una realtà di fatto, cioè non stiamo più parlando di arriverà, ci sarà, cioè queste cose sono già successe e stanno già canalizzando l'offerta da parte del mercato nei confronti del consumatore, per cui è fondamentale per chi fa un prodotto di trasformazione come quello del tessile e dell'aspetto conciario, di essere pronti con degli strumenti, sia dal punto di vista del prodotto dell'azienda, ma anche di comunicazione, per cui i brand abbiano già a disposizione qualcosa che è un plus per i loro clienti diretti, sostanzialmente. Ecco. E per chiudere questo discorso dei retailers, e torniamo in Italia, perché questa è un'altra cosa che è stata fatta in Italia con Camera della Moda, dove Orietta ha anche partecipato in prima persona, è stato chiesto, una ricerca che è stata commissionata da Camera Nazionale della Moda, a 80 buyer dei maggiori department store in 25 paesi. Qui eravamo nel 2019, stiamo passando diciamo di anno in anno, ma semplicemente per dire che era un processo iniziato ancora prima del, diciamo, dei nostri lockdown eccetera, e che adesso sta diventando super pesante, per cui 25 paesi, e da cui è emerso, guardate i numeri che questi buyer hanno enfatizzato rispetto ai budget, ai loro budget da dedicare ai prodotti sostenibili. E poi ecco, io vi sottolineo che McKinsey, che è l'agenzia che ha effettuato questa ricerca, diceva che per sostenere questo tipo di nuova necessità bisogna avere una visione inclusiva della sostenibilità, che non è solo l'ingrediente, che non è solo diciamo una cosa fine a se stessa, ma deve essere fatto a livello aziendale, nei prodotti, nei processi e dell'approccio etico nei confronti dei lavoratori e consumatori, che è quello che abbiamo visto nella prima fase di questa presentazione. Trasparenza e tracciabilità, e qui lo vedremo, l'abbiamo visto nella comunicazione,
non ci può essere un buon storytelling se non c'è un story making. E soprattutto nel vostro caso, se avete un buonissimo story making, non potete non avere un buon storytelling, perché vuol dire perdere valore di mercato. Cioè, vuol dire fare tanta innovazione che poi non posso raccontare in maniera tale che dall'altra parte si percepisca. E quando parliamo dell'altra parte, molto spesso non è solo il brand, ma è il retailer che parla al consumatore. Abbiamo, e questo succede sempre più spesso, dei brand che fanno delle strategie direct to consumer, proprio perché hanno capito anche loro, finalmente, che c'è un consumatore prontissimo. Per cui fondamentale il vostro messaggio. Il comportamento virtuoso dei brand deve essere comunicato in maniera efficace di valore, e questo significa che anche chi sta dietro ed è incluso negli stakeholders di questa supply chain deve fare altrettanto. E l'80% della loro parte virtuosa dipende da voi, non il contrario. Giusto, Orietta? Fulvia? Sono le aziende che fanno questi valori, non qualcun altro. Okay. Adesso parliamo un po' di pelle. Entriamo nei valori che le caratterizzano e che la posizionano tra i materiali premium, non solo per responsabilità, ma anche per le sue proprietà fondanti che la legano all'economia circolare. Partiamo da che cos'è la pelle. Cioè, abbiamo una definizione generica, materiale naturale, risultato di un processo di recupero degli scarti dell'industria alimentare. By-product, per cui pelli grezze, sottoprodotto dell'industria alimentare, nonché materiale rinnovabile, che è già un esempio da solo di circolarità. La concia è un'arte antichissima che la conceria italiana comunque ha saputo perfezionare e ha mantenere livelli altissimi nelle sue caratteristiche, e questa è il primo step parlando di pelle. Ecco, noi abbiamo inserito la pelle come materiale all'interno delle nostre quattro dimensioni, per cui design, innovation, responsibility e communication, ed eccoci qua. E qua, ecco, mi piacerebbe fare questa conversazione anche con Orietta, perché entriamo nel design. Cioè, noi abbiamo detto che il design è un fattore chiave. Se la cosa non è, noi scegliamo con gli occhi. Cioè, il consumatore sceglie con gli occhi, poi si rende conto di tante altre cose, ma se non è bello. E il trend, abbiamo detto, che va verso il design for circularity, per cui un design che consente di implementare strategie volte al non tanto alla linearità di prendo la risorsa, produco e la butto via, ma invece cominciamo ad avere dei cicli di vita di prodotto molto più ampli, e design veramente importante. Questo in effetti è un punto importantissimo, lo vediamo anche dopo. L'elemento attraente ancora più forte del consumer è comunque il design, lo stile, cioè questo è l'appealing prioritario. Ecco perché il retailer si è trovato a dover strutturare un manifesto che deve andare di più vicino alla circolarità, per cui design, appealing, bello, innovazione, e poi nello stesso tempo la vita che avevo prima del prodotto e quella che potrebbe fare dopo, perché dopo la vedremo nel concetto di long lasting. Ecco, l'innovazione, dove abbiamo detto benissimo innovare nel senso facciamo qualcosa di nuovo, processi, finissaggi, tutto molto importante, però non possiamo, soprattutto per la pelle, chiudere gli occhi di fronte al fatto che c'è una grande spinta, l'abbiamo visto prima, del consumatore sul noleggio, sul swap, sul resell, e-commerce. Tutte queste cose presuppongono che ci sia un prodotto di qualità dall'altra parte, di stile, perché chi è che si rimette delle cose o cerca? Noi abbiamo degli esempi dove il device della situazione ha messo nei negozi la collezione corrente insieme a quelle, le device edition degli anni passati, perché vendono meglio di quella normale. Cioè, è chiaro che tutti questi nuovi modelli di business presuppongono un heritage. Prego. Ne ho una anch'io, in effetti. Stavo proprio leggendo come Dolce Gabbana, che ha vissuto questa situazione in Cina abbastanza negativa nella sua parte
diciamo anche a livello economico, con Diet Prada, ve lo ricorderete quello che è successo a loro, è riuscito a stare a galla per due motivi. Uno per l'heritage italiano, raccontato nella maniera più moderna, ma il secondo elemento per l'archivio. E gli archivi di Dolce & Gabbana, guarda caso, sono i prodotti che piacciono di più a tutta la generazione Z, Y, Smart. Ed è un po' il punto, Giusy, che abbiamo cercato di mettere in evidenza e ci siamo trovati subito uniti con The Real Real. The Real Real è un esempio, non so quanti di voi lo conoscono. Vi dico anche che con Fulvio avevamo già tentato più di un anno fa di avere un avvicinamento con loro. Perché? Perché loro hanno la nuova proprio formula di reselling. Ti dicono: compra il prodotto migliore del brand, per cui il prodotto più long lasting, fatto con la pelle migliore, col materiale migliore, con il design migliore, perché il long lasting non è solo il materiale, il prodotto. E poi questo tu lo potrai rivendere, riscambiare o comprarne un altro. Una cosa che è piaciuta talmente tanto ai grandi brand, che Gucci in primis e altri hanno fatto subito le collab. Questo vuol dire anche evitare i falsi, cioè preservare dall'avere i falsi, e dare questo concetto al cliente di dire: io sono responsabile, sono conscious, compro una cosa di seconda mano, ma non è più di seconda mano, è stata riutilizzata di seconda vita, e contribuisco a non creare pollution. Cioè, questo è un po' questo messaggio. Dall'altro lato, se volete posso già anche rispondere live a una domanda che vedo nella Q&A, che quasi quasi risponde anche alle immagini che abbiamo messo sotto Upcycling, dove vedete proprio il cartamodello. Dall'altro lato, i designer hanno già cominciato a sviluppare un'idea di progettare un prodotto già pensando che questo verrà disassemblato. Quello che ci manca ancora è che l'industria, per cui da un lato i produttori stanno già accorciando le linee, fanno delle linee per fare un pezzo, ma anche migliaia di pezzi, ma dall'altro chi invece fa la materia prima si adatta sempre di più a creare un'offerta al designer per fare anche un solo pezzo, 5 pezzi, pochi pezzi, oppure a riconvertire quello che ti ho dato in un altro prodotto, partendo già dal materiale. Questa è la parte di innovazione che può piacere, ma ci vuole ancora un po' di strada. Non so, Fulvio, abbiamo cosa... direi per fortuna, perché non è che siano notizie molto esaltanti per il nostro settore. Ma credo che... Però è la buona per tutti. Lo capisco, però voglio dire, le concerie hanno bisogno di vendere le pelli. Magari il prodotto finito lo capisco che può essere interessante come percorso, per chi fa materiali molto meno, però lo capisco che è una tendenza, non sto negando, lo capisco, secondo me lo leggo tutti i giorni, non... Ecco, secondo me in questo caso è proprio un nuovo valore che ti porta a scegliere certi tipi di pelle italiana rispetto a un qualcosa che magari poi per tante ragioni butti via subito dopo. Per cui probabilmente dal punto di vista di quanto produco potresti aver ragione, anzi. Dall'altra, chi ha legato tutta la sua produzione all'eccellenza, ok, se viene premiato nel suo valore di long lasting, inteso come sia di qualità ma anche di proprietà di un certo tipo, che qualsiasi vita del prodotto può reclamare, che fossero 10 anni, che fossero 50 anni, questo ci porta ad essere meno, tra virgolette, nei grandi volumi, ma nelle scelte di un certo tipo. È chiaro che... Ecco. Sono d'accordo, poco tempo fa ho partecipato a un talk con Poltrona Frau e loro sono anche loro indirizzati verso questa direzione, il recupero dei loro pezzi... È una tendenza che purtroppo, come dici tu, potrebbe anche favorirci per certi versi, anzi, potrebbe anche essere, però è sempre una tendenza pericolosa.
tra virgolette. Ma è, soprattutto perché purtroppo le ultime cose che sono state fatte, e questo il consumatore ce l'ha detto prediligendo il passato, non hanno la qualità di quelle che avevano prima. Per cui questo è un campanello molto forte per qualsiasi brand, anche Poltrona Frau, piuttosto che Levi's, piuttosto che Gucci, perché anche Gucci ha appena fatto una grande, diciamo, sinergia con The Real Real per gli stessi motivi, perché i pezzi di un tempo di Gucci sono ancora super appetibili dal consumatore rispetto agli odierni. Cioè, questi sono campanelli d'allarme sulla qualità e sullo stile, perché sono d'accordo su questo, certo. Per cui abbiamo visto la pelle del design dal punto di vista dell'innovazione e dei nuovi modi di innovare, che non sono solamente la creazione. Vediamo la responsabilità. Per cui qui a questo punto scompare la pelle, ma arriva il sistema conceria italiana, perché entriamo nel dettaglio di come si comportano le aziende, che tipo di prodotti le concerie italiane partoriscono e che tipo di valori di nuova generazione possono apportare. Non possiamo fare un discorso generico di pelle nel mondo, perché noi non sappiamo, io personalmente non ci metterei mai la mia faccia e la mia reputazione su qualcosa che non conosco dal punto di vista soprattutto della sostenibilità. Per cui andiamo a vedere come si pone il sistema conceria italiana e la pelle italiana, dove chiaramente, come nelle slide che abbiamo visto inizialmente, l'azienda significa che strategie, qual è l'approccio alla produzione, alla responsabilità, l'etica e nei prodotti, dagli ingredienti, processi, e anche qui valori di nuova generazione ancora più forti. E anche qui abbiamo l'ultima parte con tutte le certificazioni, che sono certificazioni e misurazioni, scusate, che sono fondamentali, ripeto, per dire che i valori di cui parliamo tutti i giorni sono veri e li dobbiamo dire al consumatore. Per cui non mi dilungo perché ne abbiamo già parlato, e adesso, ecco, il sistema conceria italiana, le aziende, all'interno del sistema moda mondiale, e qui ho avuto super lezioni da Fulvia e da tutto il team di Unic, chiaramente, anche se sono italiane, cioè non è che proprio vivo da un'altra parte, però sappiamo che il settore conciario italiano è un attore chiave a livello mondiale, giusto Fulvia? Direi proprio di sì. Per cui quando andiamo a parlare di sostenibilità e pelle ci focalizzeremo sulla sola conceria italiana, perché generalizzare la pelle non ci porta da nessuna parte. E conoscendo a fondo la conceria italiana possiamo anche dimostrare che certi valori sono stati raggiunti. Per cui le aziende, la pelle accompagna l'uomo da sempre, ma la conceria da tempo ha saputo farne un materiale che interpreta l'idea del benessere su tantissimi piani, della funzionalità, emozionalità, l'estetica, garanzia di sicurezza dei suoi lavoratori e di tutti i consumi. Per cui se la sostenibilità è un obiettivo prioritario per il consumatore e i consumatori contemporanei sono protagonisti del cambiamento che sta avvenendo, è chiaro che questa deve essere un'opportunità per il sistema conciario italiano. Giusto? Cioè, abbiamo fatto queste visualizzazioni, queste ricerche proprio per arrivare a questo punto. La pelle è smart, per cui passiamo dalla pelle alla pelle smart, che contiene pertanto i valori riconosciuti dal consumatore contemporaneo a proposito di pelle e sostenibilità. Ecco. Ma quali sono i valori che il consumatore riconosce nel rapporto pelle e sostenibilità? Prima di parlare di valori, però, dobbiamo analizzare e conoscere tre ragioni del percepito del consumatore spesso non positivo nei confronti della pelle in generale. L'abbiamo visto nella ricerca di Unic, lo troviamo in tutti i giorni, credetemi, io lavoro nella diciamo innovazione responsabile da 15 anni ed è una domanda che viene sempre fuori. Per cui è chiaro che dobbiamo analizzare il non rispetto dell'animale e del suo benessere, lo sfruttamento dei lavoratori e della salute delle persone che lavorano nei processi di produzione e l'alto impatto ambientale della concia del materiale. Questi tre argomenti sono altissimi in tutte le categorie.
Cioè, quando si parla di pelle, le prime cose percepite, e credetemi, quando si dice percepito, è una cosa brutta, perché non è reale, molto spesso, ma è più difficile togliere il percepito e andare poi a spiegare tutta la verità. Ed è chiaro che se non partiamo da questo, difficilmente potremo fare altri passi. Allora, noi sappiamo che questi tre punti sono estranei alla conceria italiana, non sono estranei alla conceria, scusate, perché non tutti nel mondo conciano in questo modo, non tutti sono attenti ai lavoratori, non tutti sono attenti alla filiera, non tutti sono attenti a quello che è l'impatto sulla salute, sul benessere e la parte ambientale. Siamo d'accordo? Siamo molto d'accordo. Io so di stare dicendo quasi un'ovvietà, che qualcuno dirà, ma cosa sta dicendo? Però voglio anch'io sottolineartela, perché visto che spesso lo vedo nella mia esperienza, dove parlando di prodotto finito e facendo capire che questo prodotto finito viene dall'Italia, è fatto in Italia, devi dare quella qualità in più. E spiegare questi dettagli a volte fa la differenza, anche per giustificare il long lasting, ma anche il prezzo, giustifica il prezzo. Sì, perché non è... il prezzo dovrebbe essere un'espressione di valori. Se poi questi valori me li metti tutti insieme con produttori di pelle in generale, soprattutto rispetto a questi valori che abbiamo visto che durante la pandemia hanno fatto dei salti altissimi nell'immaginario del consumatore contemporaneo, per cui è chiaro che questi tre punti si possono tranquillamente dimostrare, e cioè, possiamo dimostrare l'estraneità della conceria italiana rispetto a questi tre punti. E questo, quando è che succede? Succede quando il produttore lo può dimostrare. E qui torniamo alla conceria italiana rispetto al brand e rispetto al retailer. Chi è che può dire a un consumatore che passa attraverso un retailer o un brand che queste cose sono avvenute o meno? È solo il produttore e il conciatore. Cioè, questi valori, se non li dice il conciatore, nessun brand e nessun retailer può permettersi di dirlo. Lo condivido e mi permetto di entrare, perché vedo che c'è qualcuno che ci sta interagendo. Ogni tanto mi piace essere infatti un po'... Infatti, volevo leggere e condividere quello che scrive il direttore di Assomac, che è il direttore dell'associazione che produce i macchinari per l'industria conciaria, che vuole sottolineare il contributo e il ruolo della tecnologia italiana per l'immagine del manufatturiero italiano in generale, e quindi per, in termini di sicurezza e risparmio energetico. Certamente la conceria italiana deve la sua eccellenza anche per questi fornitori che stanno a monte, quindi produttori di macchinari in primis e poi anche produttori chimici, anche se... produttori chimici arrivano più, cioè i prodotti chimici arrivano più dall'estero, perché purtroppo il nostro è un paese carente di materie prime, quindi dobbiamo per forza trasformarli. Comunque, confermo a Roberto Vago che la tecnologia conciaria, i macchinari per la conceria sono... Assolutamente, parliamo di catena di valore. Nella catena di valore vi aggiungo il fatto che la parola tecnologia e design sono due parole molto vicine a quello che è il percepito dell'Italia, per cui del fatto in Italia dell'industria italiana, non solo fatto a mano artigianale, anzi forse di più adesso percepiscono tecnologia, perché sanno che noi la sappiamo rendere creativa. Questo ecco, però tecnologia responsabile, perché se tecnologia fine a se stessa, il consumatore dice a che prezzo la tecnologia oggi ti dice, soprattutto il Gen Z. Se tu invece dici io ho una tecnologia che non ha impatto o ha poco impatto, perché è chiaro che la tecnologia non è che è perfetta, cioè non abbiamo, io l'ho detto all'inizio, non abbiamo la possibilità di fare il 100% di sostenibilità, ma se ieri era 100 non sostenibile e oggi abbiamo il 10, cioè è fantastico, perché... a livello poi di volumi, di scatene, di quello che scatena la CO2, l'acqua, il consumo d'acqua, eccetera, sono volumi importanti. Ed è chiaro che io adesso sto parlando del sistema conciario, ma il sistema conciario ha delle aziende, ha dei macchinari, ha delle tinture e finissaggi, l'abbiamo visto nella tabella. Cioè tutte queste cose sono coinvolte, non è
solo la pelle fine a se stessa o il tessuto o il filato fine a se stesso, perché sarebbe dire una grande bugia, perché tutto concorre e di qui viene anche la complessità molto spesso della comunicazione, perché uno non sa da che parte cominciare molto spesso a dire cosa faccio, no? E lo vediamo dai siti che sono ormai diventati la carta d'identità, no? La business card e molto spesso vediamo elenchi di certificazioni, elenchi di prodotti e abbiamo poco la storia sostanzialmente. Però è importante perché questi valori sono i valori che chiede il consumatore smart ed è quello che il retailer oggi attraverso dei capitolati sta chiedendo ai brand e che gli può venire dato solo se abbiamo la garanzia e la misurazione da parte chi queste cose le fa tutti i giorni. Io non vedo se ci sono delle domande perché sono a schermo intero. No, puoi procedere. Possiamo procedere. Per cui, noi possiamo dimostrare massima trasparenza e tracciabilità dall'approvvigionamento della materia prima, processi di trasformazione alla fine. Controllo e misurazione dell'uso dell'acqua, energia, CO2, della chimica, fine vita in linea con i fondamenti dell'economia circolare. Presidio e controllo di tutta la catena produttiva per aspetti sociali, salute e sicurezza, a garanzia di expertise e sostenibilità misurata nella realizzazione delle pelli, sostenibilità globale certificata e misurata dei processi produttivi delle materie prime. Chiarissimo che questi sono quattro punti fondamentali nel percepito, però è chiaro che io lo continuo a ripetere perché sembra una cosa strana, tutto questo, se qualcuno ha tutto questo, ma poi le cose non sono belle, non sono innovative, non sono di qualità, non funziona. Queste cose devono essere tutte insieme, è questo il premium che si sta delineando nell'innovazione responsabile, soprattutto a livello italiano. E questo è la grande sfida, ma è anche una sfida di business, perché di questo stiamo parlando, che va presa, come abbiamo detto inizialmente. Per cui la misurazione e la certificazione da parte di enti terzi sono strumenti fondamentali per garantire e comunicare al consumatore che il suo percepito rispetto al benessere dell'animale, allo sfruttamento e alla salute delle persone, fino all'impatto ambientale. E i valori sono tali se si possono misurare da enti terzi e dimostrare. Cioè io non posso alzarmi una mattina e fare i vari annunci, no, Fulvia, di cui parlavi tu all'inizio. È chiaro che c'è qualcuno che lo fa. Ecco, però Giuse, ti faccio una domanda. La certificazione la conosce il brand, la conosce l'azienda manifatturiera. Come arrivi al consumatore attraverso la certificazione? E questa è una grandissima domanda, perché molto spesso nel mercato si parla di certificazioni che il consumatore non sa neanche che cosa sono. Tanto è vero che poi sono più certificazioni che servono al mercato per, tra virgolette, pararsi, per proteggersi, diciamo, ok? Ma non li stanno utilizzando assolutamente per quello che è il consumatore. Ed ecco perché io continuo a dire misurazione o certificazione. Perché? No, c'è una domanda che è legata dal signor Maretto. In altri webinar abbiamo visto che alcuni brand abbinano delle proprie regole alla parola sostenibilità, andando oltre alla certificazione. È giusta come osservazione? Ci chiede il signore. Allora, ci sono dei brand, così come i retailers, si sono fatti dei criteri di sostenibilità, no? L'abbiamo visto prima. Yoox Net-a-Porter ha fatto una strategia che si chiama Infinity, dove definisce le sue, tra virgolette, regole per dire questo è sostenibile e questo no, perché è chiaro che non si può fare tutto, come abbiamo detto, però cominciamo a delinearle e ognuno si sta definendo le sue, ma che partono dallo schema che abbiamo visto, non è che vanno su altre cose. Diciamo che in questo momento, soprattutto la certificazione, non dimentichiamo che la certificazione significa che io certifico che una certa azione è stata fatta in un certo modo. Io certifico il riciclo, per esempio, no? Abbiamo nel settore tessile, per esempio, abbiamo il GRS che certifica il riciclo, che vale molto a livello di trade, ma quando arrivi al consumatore è molto limitata, perché va bene, questo arriva da materiale riciclato, ma chi l'ha fatto? Dove l'ha fatto? Hai usato dei bambini per fare questo riciclo? Io adesso sto esagerando. Però non hai trasparenza, per esempio, tracciabilità in certi tipi di certificazione. Ed ecco perché
il mio consiglio e il lavoro che stiamo facendo, una volta che sappiamo qual è la strategia di una conceria, è cominciare a dire, ok, se questa è la tua strategia, andiamo a formare i valori e a dargli delle misurazioni che possono dire al brand o al retailer che tu sei adatto per certi valori del consumatore. Per cui se uno mi chiede, che vuole sapere da dove arrivano le pelli, e che non vengono da posti dove scuoiano, e questo è un problema che abbiamo nella lana, per esempio, con tutta l'angora che è stata bandita, eccetera, devo dargli quel tipo di misurazione che non ha, non è, ecco, voi siete molto fortunati, secondo me, per la pelle, perché da questo punto di vista esiste un e-check che fa le certificazioni su misura per i valori che servono soprattutto in questo caso. Tant'è vero che poi c'è una slide dedicata a questo. Però ecco, dobbiamo cominciare a pensare alle misurazioni e alle certificazioni sulla base delle necessità di chi poi decide questa scelta. Ed ecco perché alcuni brand hanno cominciato a darsi, diciamo, delle regole rispetto a questo. Ma se un brand trova in un conciatore, trova in un produttore o in un produttore di macchina delle misurazioni che già vanno nella direzione che gli possano consentire di andare dai suoi clienti in maniera garantita e senza rischi, è chiaro che sarà felicissimo di utilizzarle. Su questo non c'è dubbio. Poi, se la domanda è, siccome ci sono dei brand che fanno parte di associazioni, che hanno delle certificazioni che si sono costruite in questi anni, quanto si può andare oltre a questo? Questa è una domanda a cui io faccio molto fatica a rispondere, perché non è relativa alla, alla garanzia di cui parliamo, ma entriamo in un discorso dove il brand alcune volte può imporre delle cose che sono sue sostanzialmente. Ma non ha niente a che vedere col discorso che facevamo adesso. Io non ho mai visto oggi un brand che dice di no a un'analisi di misurazione, a un LCA, Life Cycle Assessment, dove si va a misurare l'impatto di questa produzione da tanti punti di vista. Questo è quello che posso dire io. Non so se ho risposto alla domanda. Sì, adesso sì, c'è un'altra domanda che però entriamo un po' più nel tecnico, è quello che abbiamo visto l'altro giorno, Giusy, la concia metal free o comb free, se sono effettivamente sostenibili. Anche qui il discorso è molto ampio, si apre un capitolo. Ecco, io lo guardo dal punto di vista della comunicazione. Okay. Perché viene trattato come comunicazione. È chiaro che se tutti sapessero che cosa c'è dietro la concia del metal free, e l'abbiamo visto tutti, è chiaro che dovremmo fare dei passi diversi, ma fin tanto che vengono utilizzati degli argomenti senza poi una terza parte che li ha misurati, queste cose succederanno sempre. Però abbiamo dalla nostra parte che queste cose a un certo punto diventeranno anche, tra virgolette, se tu non dici il vero, a un certo punto ci sono delle azioni che noi stiamo già vedendo, per esempio, PR, giornalisti, più a livello internazionale che italiana, devo essere sincera, che vengono da noi a fare, tra virgolette, dei workshop, perché un giornalista che pubblica qualcosa che qualcuno gli ha detto che è sostenibile, non lo è, a un certo punto comincerà a rispondere anche lui di queste cose. Oggi ho letto un articolo che mi ha fatto rabbrividire. Un articolo sulla Stampa, quindi un quotidiano serio, dove si dice che per conciare le pelli in Italia si usa il cianuro. Cioè noi purtroppo, e queste sono le giornaliste, Giusy, come facciamo a combattere questa ignoranza? Lo so che non c'è risposta, però... in parte c'è la risposta. Più che combattere bisogna cominciare a lavorare i lati, perché... Tutte queste giornaliste, io devo essere sincera, io lavoro con i media un po' in tutto il mondo e non ce n'è uno che non ci chieda certe cose dicendoci scusi Giusy, ma questa roba qui, che cosa? Perché non le sanno. Se pensiamo che gli addetti ai lavori di brand, retailer, eccetera, stanno cercando di capirlo e fanno fatica, possiamo immaginare chi ha fatto un certo tipo di lavoro fino a ieri.
ma diciamo che la risposta molto spesso è nel cercare delle fonti che siano anche attendibili, sostanzialmente, no? Però ecco, entriamo in un discorso... Come? Almeno approfondire il discorso con tutte le parti in causa, non fermarsi a un'unica... Sono d'accordo, ma arriveremo a questo punto perché comunque molto spesso ci sono delle notizie che non sono vere, cioè al di là della pelle, cioè abbiamo visto un sistema dell'Angora, un'industria rispetto all'Angora che è scomparsa per questa cosa, perché c'era il percepito che quello che facevano in certi paesi asiatici di togliere la pelle all'animale spuoiandolo, perché così almeno il pelo era più lungo, lo facessero tutti, ma non è così, chiaramente, perché chi ha questi animali se li tiene, se li pettina, perché più stanno in vita e più il pelo è bello e più c'è il valore, no? Insomma, se ne prendono molto cura. E invece a un certo punto hanno detto l'angora bandito perché si spuoiano, eccetera. Ed ecco perché nella prima conversazione che abbiamo avuto Fulvia anche con Orietta ho detto, signori, non parliamo di cose generiche. Cioè qui dobbiamo metterci un cappello bello interessante che ci dica che quello che facciamo noi non è quello che fanno magari in tante parti del mondo. Io non lo so e se non lo so non ne parlo. Parlo di quello che so rispetto a questa cosa. E ognuno di quelli che fa queste cose così bene dovrebbe inserire nella sua comunicazione, che non è la reclama ma è il messaggio che diamo ai nostri clienti e che diamo nel mercato rispetto a come l'azienda si muove. Detto da un punto di vista di consumer e di retailer, non c'è assolutamente nessuna richiesta di metal free, non c'è neanche la più pallida idea di che cosa sia. Un retailer, se è un retailer di uno store, multi-brand o department, vuole la cosa bella, autentica, punto. Per cui o è vera pelle o non lo è. Cioè, sono proprio due cose. Ecco, Orietta, io penso che arriveranno anche loro a definirli. Ma dovremmo essere lì con loro, ecco, ma soprattutto loro, dovremmo poi essere lì per fargli mettere delle regole, ed ecco perché la cosa interessante è che tutti questi retailer, partendo da Infinity, eccetera, hanno dei mega esperti dietro che li stanno aiutando in questo. E credetemi, sono, perché qui il problema è quello, chi è che sta dietro poi a queste regole, ma quando un retailer... Non lo so, tu hai detto a livello di retail, perché invece i brand, il metal free lo chiedono e i brand lo chiedono, no, lo so, i brand lo chiedono. E molte nostre aziende hanno già delle è molto più facile chiedere questo coso. Realizzate con questo, eh. D'accordo, no, i brand lo richiedono perché vogliono offrire un prodotto dicendo, come diceva questa la persona che è intervenuta chiedendo con questa domanda, dicendo come alcuni brand quasi vanno oltre la certificazione, perché entrare in questo mondo di usare meno prodotti chimici, diciamo tra virgolette, ti permette di scrivere che tu hai fatto un basso impatto ambientale nella creazione del prodotto, ma questo sarà il messaggio che verrà dato. Per cui sono proprio due parole differenti. La parola usata dal brand al consumer è diversa da quella che usa invece chi fa il materiale. Quello che dico è che in questo momento il retailer non me la richiede ancora, non la vede ancora come un punto di forza. Probabilmente la Non è vedrà ancora come arrivato il messaggio, un'opzione. però. Ok, Giusy. Possiamo proseguire oppure c'è una domanda? Scusate, perché io non vedo. No, vai tu, vai tu. Ecco, noi qui, per esempio, abbiamo cercato di fare una cosa molto, molto banale, dove abbiamo abbinato i valori alle certificazioni, per esempio, che offre ICEC. È chiaro che noi sappiamo che ce ne sono altre, cioè, e le vedrete anche come appendice a questa presentazione. Conosciamo bene il Leather Working Group, conosciamo bene il Textile Exchange, insomma, tutte queste cose. Però quando abbiamo conosciuto queste certificazioni che ICEC ci ha spiegato, cioè, le abbiamo trovate tagliate su quelle che sono le esigenze, per cui trasparenza, tracciabilità, non ripeto i numeri, controllo, misurazione dell'acqua energia, abbiamo delle ISO riconosciute, ovviamente essendo un ISO a livello internazionale, abbiamo la ZDHC, la gestione REACH, presidio e controllo di tutta la catena produttiva, qui abbiamo dal codice di condotta UNICE, la SA 8000 e l'ISO 45001, ed è chiaro che non sto dicendo che senza queste non funziona,
perché ho visto che ognuno di voi sta facendo veramente una miriade di investimenti in questo senso, ma è semplicemente per dire che molto spesso per riuscire a dare un valore la certificazione ci può aiutare, ma solo se prima parliamo del valore che rappresenta e non solo la certificazione, perché come diceva Orietta, molto spesso nei retailer, nei brand, queste cose non sanno che cosa sono e usano quelle che gli chiedono, quelle più, diciamo, sulla bocca di tutti, ma se qualcuno gli spiega che cosa significa trasparenza e tracciabilità attraverso una misurazione e gli si dice che è una norma internazionale, sicuramente è una cosa che apprezzeranno moltissimo. Per cui, ecco, qui giusto per fare questa combinazione di valori e misurazioni, perché l'uno deve andare vicino all'altra, ma non in questa maniera, scusate canina, perché qui l'ho fatto semplicemente per dare un'impressione forte. Però è chiaro che il concetto è parliamo e poi ti dico che io lo posso dire perché mi sono misurato e la cosa è pulita. Per cui parliamo, ultimo, abbiamo parlato di responsabilità, parliamo di comunicazione di nuova generazione, proprio perché, come abbiamo detto, se facciamo tutte queste cose e investiamo in questo modo, sia sull'azienda che sul prodotto, e poi continuiamo a raccontarci come ci raccontavamo prima, solo con un prodotto con qualche certificazione in più, chiaramente perdiamo dei valori. Per cui, comunicazione di nuova generazione. Il consumatore ha stabilito nuovi valori. Il sistema conciario italiano sappiamo avere una strategia e un piano operativo a questo riguardo. È fondamentale, perché lo vediamo in tutto quello che viene fatto. Però è fondamentale completare questo percorso. Non vuol dire cambiare tutto, significa completarlo con una comunicazione che includa le informazioni che abbiamo visto essere necessarie per determinare una scelta. Per cui focalizzata, una comunicazione focalizzata su ciascun valore che possa diventare messaggio educativo in relazione al capo. Non è uno sbaglio che io parli di capo a voi, perché siete, cioè, diciamo, il capo è fatto per il 90% del vostro materiale, non c'è molto altro di cui è fatto il capo, per cui se non viene da voi questo messaggio se lo devono inventare spesso, per cui utilizziamo questo ben di Dio che avete creato nella maniera corretta e pensiamo più al consumatore rispetto a chi abbiamo davanti che non sa molto spesso di che cosa sta parlando. E quando invece si diventa generici, la mia pelle è sostenibile, molti sono frustrati perché dicono sì, ma cosa vuol dire? Anche perché abbiamo qualcuno che magari non è così informato, ma cominciamo ad avere dei buyer di nuova generazione che ne sanno più di me, perché sono motivati proprio anche da passioni, parliamo del Gen Z, eccetera, che cominciano ad entrare nelle aziende. E i valori devono essere presenti. È chiaro che su un capo non si può dire 300.000 cose, ma sappiamo che esistono gli scanni, i RIF, eccetera. Ma poi i siti web devono diventare la casa, no? Dove si esplode una filiera, si esplode tutto quello che ci sta dietro a qualcosa che sembra molto semplice, ma semplice non è, che è la materia prima per fare un capo, sostanzialmente. E poi sono tutte informazioni, se andiamo sui social media oggi, si parla più di queste cose rispetto molto spesso al capo finito, ma perché c'è molto desiderio di capire che cosa ci sta dietro. E vi do una piccola cosa, abbiamo parlato di Davos all'inizio, no? Io sono stata nel 2019, nel 2021 a Davos si è parlato di profitto, che ci deve sempre essere, ma la differenza con il passato è che il nuovo profitto dovrà essere dato dalla trasparenza, perché è importante capire che l'azienda, e torniamo non agli shareholders ma agli stakeholders, ha grande rispetto di tutta la catena che ci sta dietro a questa azienda, e deve capire che c'è un vantaggio anche per la comunità e non solo per l'azienda fine a se stessa. Per cui molta della reputazione ai fini di un business, parliamo di profitto, dovrà venire anche da questo. Per cui stanno cambiando ed è chiaro che Davos 2021 ci vorrà tempo, però quando si cominciano a inserire il credito, gli istituti bancari, la finanza, abbiamo gli EDG, insomma, parliamo di economia a questo punto, non è solo la Giusy Bettoni e Orietta che parlano di queste cose, dietro c'è un'economia che sta cambiando radicalmente
e noi stiamo cercando di, attraverso questi percorsi, di darvi degli spunti rispetto a cose che avete già e avete già fatto e che vanno solo allineati in maniera che la storia venga capita. Non possiamo continuare a dire il consumatore non capisce niente. Cioè è un nostro, diciamo, è un nostro obbligo quello di spiegarglielo. È chiaro che partire dalla catena per arrivare su, però in questo momento il brand ne ha bisogno, così come il retailer, per cui è un momento molto importante. Per cui punti strategici per valorizzare le aziende in modo contemporaneo. Come possono le aziende italiane valorizzare le loro realtà? Allora, la prima parte, avere una strategia di sostenibilità che definisce in maniera chiara gli obiettivi dell'azienda, che non è tutto, ma quello che l'azienda ritiene essere il passo che riesce a fare e che deve essere poi continuato nel tempo. E la strategia, e deve anche indicare la strategia per arrivarci, le tempistiche e le misurazioni. Definire e comunicare l'azienda, il profilo aziendale deve essere completo in tutte le dimensioni che creano valore, per cui la storia, l'heritage, gli investimenti, i processi produttivi d'avanguardia, la trasparenza, l'abbiamo visto prima che è fondamentale, la gestione dei rifiuti, cioè ormai in Europa abbiamo la nuova legge che arriva anche sul riciclo di tutta la parte tessile, eccetera, etica e welfare. Infine, le certificazioni, misurazioni che abbiamo acquisito su questi temi, per cui impariamo a dirci cosa facciamo entro questo periodo di tempo e se facciamo questo definiamo quali sono gli argomenti e per gli argomenti che scegliamo dobbiamo avere poi le misurazioni per dire quello che dico è vero sostanzialmente per la parte aziendale. Poi abbiamo il prodotto. Come possono le aziende italiane valorizzare il loro prodotto? Definire e raccontare il prodotto partendo da, e qui è fondamentale, i valori di design e innovazione che abbiamo visto all'inizio, perché non è che possiamo raccontare il prodotto solo per la sostenibilità, perché altrimenti non attiriamo nessuno. Le collezioni sono fatte per essere scelte da, prima di tutto dal punto di vista del design, perché io continuo a dirlo, cioè senza quello diventa difficile, però a queste sommeremo, ecco, noi lo chiamiamo il leather journey. Poi vi faccio vedere che è una sorta di prospetto dove mettiamo il viaggio che fa questo capo di pelle partendo dalla materia prima per arrivare al prodotto finito, che è una cosa che ai brand e retailer piace tantissimo, perché è una cosa che il consumatore amerebbe sapere, cosa ci sta dietro questo capo, quante aziende sono state coinvolte, sono tutte rispettano l'etica, tutte rispettano le cose, e c'è un modo per poterlo poi fare in modo semplice. Chiaramente comunicare i valori di cui abbiamo parlato prima per ognuno di questi singoli prodotti, per cui trasparenza, i sourcing, gli impatti che hanno questi materiali a livello di salute piuttosto che diciamo dell'impatto ambientale. Stiamo lavorando a una sorta di carta d'identità, perché è chiaro che è più facile dire, come il fast fashion, dire il mio abito è sostenibile, no? Ma se noi che facciamo le cose bellissime li copiamo nella nostra comunicazione, torniamo al fatto che se abbiamo uno story making senza uno storytelling adeguato, noi perdiamo valore. Per cui è molto importante che lo story making che esiste già venga abbinato a un buon storytelling, confortato poi da terze parti. Ecco, questo è un po' il leather journey, è una sorta di così prospetto dove si parla di tutte le informazioni che ci stanno dietro a un prodotto, compresa la possibilità del fine vita. Ecco, vi ho parlato di alcune certificazioni, qui le trovate e siete più esperti di me sicuramente e le masticate, ma io ho trovato nella pelle una precisione e una ricerca veramente molto interessante rispetto a tutto quello che è nel tessuto, che è veramente più una giungla rispetto a questo. E qui sulla tracciabilità, che è la cosa più importante, perché quando si parla di animali, chiaramente tutta questa storia diventa fondamentale e anche per il well-being. Pelli ecologiche. Cioè io quando l'ho scoperta, io non la conoscevo, confesso la mia ignoranza, ma sono veramente rimasta. Cioè, se pensiamo che il 99% dei consumatori italiani pensa che una pelle ecologica o ecopelle uno strato di materiale di sintesi con un finissaggio, cioè qua abbiamo un altro mondo e non lo sa nessuno.
Io esagero, chiaramente c'è qualcuno, ma mi permetto di esagerare perché sono dall'altra parte. Marcatura italiana. Abbiamo Textile Exchange che è partito ieri, c'era l'ultimo, tra l'altro, c'era uno degli ultimi seminari rispetto a questo. Leather Working Group, che lavora da molto tempo con le sue categorie che i brand internazionali adorano chiaramente, perché è una cosa, come tutte le certificazioni di standard, sono partite cercando di darsi un prospetto di regole. Chiaramente quando è la partenza si cerca sempre di ottimizzare quello che tutti hanno a casa, cioè detto in maniera molto semplice. Chiaramente noi siamo dell'idea meglio poco che niente, però ecco, come avete sentito finora, noi siamo dalla parte delle misurazioni, perché molto spesso questi strumenti ci aiutano, soprattutto quando non ne sappiamo niente, però poi ecco, entrando nel dettaglio, e se glieli offriamo noi già come pacchetto, come azienda, sicuramente li prediligono. E io con questo avrei concluso la mia panoramica. Questa è la domanda su cui lavoreremo nei prossimi mesi. No, sicuramente una delle iniziative più importanti per noi sarà quello, come mi avevi suggerito tu, Giusy, di raggiungere il mondo del retail. Questo è fondamentale, cioè facendo capire quali sono effettivamente i valori della nostra, insomma, delle nostre imprese, del nostro settore italiano. Credo che questo forse sia la cosa più importante. Sì. Ci sono delle domande? Qualcuno vuole intervenire? Sicuramente. Se posso dire una cosa, abbiamo avuto 2 orette belle intense con tante cose. Noi non scompariamo, né te, né Orietta, eccetera. Ecco, innanzitutto voglio dire che questa presentazione è stata registrata e quindi la metteremo poi nei nostri canali perché possa essere rivista. Manderemo la presentazione della signora Bettoni ai partecipanti. E ripeto, se poi avete richieste di chiarimenti, di dettagli, ci potete scrivere. Siamo a disposizione, anche perché 2 ore sono tante. Veramente c'era tanto da raccontare. Anche io credo che, comunque, visto che la maggior parte sono rimasti sempre collegati, per cui l'argomento credo che sia stato particolarmente... Abbiamo l'ambizione di aver dato delle abbiamo dato dei suggerimenti. Purtroppo il tema è molto complesso e non è così facile trovare soluzioni. Abbiamo cercato di dare dei suggerimenti, delle indicazioni. Che funzionano, Ma anche dare un ci panorama. Ci sono dei percorsi, scusate, vi leggo le domande. Ci sono dei percorsi di formazione e consulenza per accompagnare giovani brand di pelletteria? Immagino che si riferisca al discorso sostenibilità. Può essere. Ovviamente io posso rispondere che ovviamente qui stiamo cercando di parlare a coloro che le concerie, per cui il mondo dei materiali pelle italiani, e questo stiamo cercando di far capire che se voglio portare questo messaggio nel mondo c'è spazio ancora molto grande, ma con una serie di parole giuste, una serie di criteri. Molti di voi avranno già applicato qualcosa che è stato raccontato, molti altri ne conoscono ma non hanno avuto modo, non hanno neanche avuto l'opportunità. Credo che i vostri feedback ci potranno aiutare molto, anche per dire, tanto se siete d'accordo di essere tutti uniti e condividete di raccontare questo messaggio al mondo. E poi, perché no, come dice Fulvia, uno dei prossimi step può essere dialogare con dei retailer che comunemente ci siamo sempre in contatto, a porte chiuse va benissimo, e anche insieme costruire un modo di lavorare. Ecco, rispondo a un'altra domanda che è del signor Luca Chiari, che l'affermazione che la concia italiana è chiave fondamentale a livello mondiale
non è l'immagine che trasmette il Leader Working Group. Sono assolutamente d'accordo. L'abbiamo detto tra le righe perché non possiamo essere così chiare. Sappiamo che il Leader Working Group non è nemmeno una certificazione, è un protocollo che appiattisce quelli che sono i nostri valori. Però sono i brand che lo chiedono e noi ci dobbiamo adeguare. Però noi non dobbiamo, anzi dobbiamo cominciare a comunicare i nostri messaggi in maniera più efficace, perché di fronte a delle cose efficaci di valore difficilmente un brand non è interessato o un retailer. Su questo vi posso assicurare. C'è un'altra domanda? Aspettate. Da individuo, parte della generazione Z, laureata da pochi mesi in fashion design e da poco coinvolta a lavorare nel mondo conciario, confermo che c'è molta confusione tra i giovani designer nelle accademie e tra i giovani consumatori in generale. Questo mi fa piacere perché dopo anni di impegno della nostra associazione per fare corsi di formazione presso tutte le scuole di moda del mondo, ci rendiamo conto anche noi che c'è ancora tanto, tanto da fare e non demordiamo e continuiamo a farlo. Fulvia, se mi posso permettere, credo che questa giovane designer si riferisse molto alla confusione che c'è sul rapporto sostenibilità e pelle, perché quando tu nel mondo della sostenibilità parli della pelle, è come se parlassi di qualcosa di molto hot. È come se però Giusy, io devo dirti che i riscontri che abbiamo quando parliamo della pelle con tutti, diciamo, gli certo, scoprono un mondo, non se ne staccano più, sono affascinati. Ma io sono d'accordo, ne stiamo parlando per questo. Dobbiamo lavorare sul percepito e il percepito necessita di alcune attività di cui abbiamo parlato e che, perché nonostante, è chiaro che voi avete fatto un lavoro splendido, io mi sono guardata anche i siti, cioè sono veramente rimasta a bocca aperta. Dall'altra parte bisogna moltiplicare i pane e i pesci, no? Cioè è ovvio che non puoi fare 3.000 cose, ma ci sono dei mezzi per arrivare in maniera anche diversa. Però partiamo dal presupposto che se c'è la sostanza si può fare qualcosa, se non c'è la sostanza allora si entra nel calderone, no? E qua il calderone non c'è. Bene, anche se qualcuno vuole. Bene, io ringrazio ancora tutti, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti, approfondimenti, grazie e buona serata. Grazie, grazie a tutti, grazie Orietta, grazie a tutti coloro che hanno... Grazie a te Fulvia, a tutti quanti, grazie Orietta, a prestissimo. Grazie, grazie Giusy, a presto. Ciao. Grazie.